Buongiorno dalla rassegna stampa del 28 maggio. La rivincita del PD crolla Grillo, questa è la Repubblica. Il candidato del centro-sinistra al ballottaggio con 12 punti di vantaggio. Poi a Roma Marino stacca le mani, il PDL arretra al nord, astensione record, 4 su 10 non hanno votato. Eccolo qui il chirurgo Marziano, apre subito 5 stelle, ovviamente bisogna raccattare voti per il ballottaggio. La primavera dello scontento è Massimo Giannini nel suo editoriale, poi qui il voto nella città. Stato mafia, Mancino contro i PM, non potete processarmi con i boss. Guardiamo. Subito dopo devo cercarli, il Fatto Quotidiano, eccolo qua. Leggiamo anche qui, immagino che sarà la politica a fare la padrona, infatti mezza Italia contro i partiti, bene Martino, male Grillo, ma era prevedibile il calo del 5 Stelle, insomma il comportamento tenuto da Grillo nei confronti di tutti, nei confronti degli elettori, nei confronti del popolo italiano, nei confronti anche dei giornalisti, è stato quanto meno deleterio. Alle elezioni comunali record di astenuti al 38% con i voti dei 5 Stelle, gli italiani antisistema sono ormai uno su due. A Roma il candidato di centro-sinistra stacca di 12 punti il sindaco Alemanno, Movimento 5 Stelle fuori dal secondo turno. Il Grillo Marino è Marco Travaglio nel suo editoriale. Poi vediamo Vauro, processo sulla trattativa. Mancino si lamenta del trattamento. Se telefona, ditegli che non ci sono. E questo è Giorgio Napolitano. Trattativa, prima udienza, Mancino non con i boss. Poi PD e SEL avanti in 16 comuni capoluogo, il flop del PDL e della Lega. Poi testa a testa Brescia, Gentilini, Frana, Treviso, Siena, arretra il PD. Ilva, l'accusa di Prodi, arriva solo bugie. Taranto, altro che ferro vecchio, gli lasciai un vero gioiello. Questo è quello che dice l'ex Premier. Qui c'è il Premier di ora, invece Letta, contenti loro, di Antonio Padellaro, il direttore. Avanti ancora con i giornali. Prendiamo l'Osservatore Romano, dobbiamo cambiare evidenziatore. Quelle periferie che insegnano la realtà. Allarghiamo un po'. Ai Santi Elisabetta e Zaccaria la prima visita di Papa Francesco a una comunità della diocesi. Avanti ancora con i giornali. Cerchiamo il Messaggero Nazionale, cambiamo evidenziatore. Roma sfida Marino Alemanno. E poi qui una notizia dolorosa, triste, per una grande storia, comunque morto Little Tony, cuore matto della musica, l'addio. L'addio aveva un tumore, era malato da tempo, è stato davvero un grande punto di riferimento, anche dal punto di vista umano, una persona eccellente. Il candidato del centro-sinistra, 42,9%, Roma sfida Marino Alemanno, davanti al sindaco 30,1%, giù il Movimento 5 Stelle 12,4%, Marchini un po' un outsider, quasi al 10%, 9,4%, boom di astensione, la capitale ha votato 1 su 2, PD in vantaggio nei 16 capoluoghi, debacle della Lega. E qui un po' di dettagli. Quei lettori da recuperare, Carlo Fusi, poi il flop dei grillini, voti dimezzati, Letta promosse le larghe intese, la base è rivolta contro il leader, tutto sbagliato, ce l'hanno con Grillo. Ticket sanitari verso lo stop, ai rincari, Ilva, le banche rischiano 2,3 miliardi, sarebbe davvero una tragedia per l'intera Italia. Allegri vicino alla panchina della Roma, follia, Osvaldo escluso dalla nazionale, un po' di battibecco e poi insomma succede purtroppo. Anche questo quando uno ha troppi, davvero troppi soldi. La Nazione Nazionale, anche qui apertura, elettori in fuga, Grillo crolla, tiene il PD in affanno PDL, Roma al ballottaggio, Marino stacca le mani. Vedete sul PDL, no? Berlusconi era così convinto che i suoi sondaggi lo dessero per chissà chi, insomma il partito non tira, probabilmente Berlusconi sì, ma il partito no. Insomma, in ogni caso saremo a vedere nei prossimi giorni anche quello che sarà, dove sarà. Il ballottaggio. È morto Little Tony, il rock and roll perde Elvis Presley, Made in Italy, carta stampata e web in cerca di qualità, l'editoria dopo Bagnaia, poi la base, Beppe è tutta colpa tua, 5 Stelle furiosi, processo al comico, troppo oltranzista, troppo radicale. Aveva preso voti, era giusto che in qualche misura facesse pesare il voto degli italiani. Fabiana, la bambina, la ragazzina, calabrese. Ha lottato fino all'ultimo, la mamma amata da tutti meno uno, ma anche l'assassino è una vittima. Roberta Ragusa sotto torchio il fratello del marito, poi stress da traffico, oltre Arno in rivolta. Ancora i giornali, guardiamo cosa possiamo mostrarvi. Il Sole 24 Ore, eccolo qua, piano del governo salva Ilva. Squinzi, su questa vicenda si gioca una partita decisiva per il futuro del paese. Poi a Roma vota 1 su 2, Marino stacca Alemanno. Spese, redditometro 2.0, ok per gli studi di settore, taglio medio, stop all'aumento dei ticket sanitari. L'ho letta,
Con l'uscita dall'infrazione Unione Europea avremo risorse aggiuntive solo nel 2014. Vabbè, come dire, bisogna vivere di speranza qua. Cominciamo con i locali, il Corriere dell'Umbria, il centro-sinistra vince 3-2. C'è Corciano, Cristian Betti, Trevi, Bernardino Sperandio, Ermanno Rossi, centrodestra, i primi due centrosinistra, Ermanno Rossi, centrodestra, Passignano, Letizia Michelini, giovanissima, 30 anni, a Monte Santa Maria Tiberina e Andrea Garbini a Castel Giorgio. Domani l'ultimo saluto a Roberto Burnelli, uomo ucciso nel fine settimana. Oggi il secondo inserto di 4 pagine del Corriere dell'Umbria che racconta i suoi 30 anni. Marino e Alemanno deciderà invece il ballottaggio. Vendita asta, il segretario del PD Epifani. Il governo Letta faccia subito la sua parte. Aziende artigiane a rischio scomparsa, dati preoccupanti sulle imprese giovanili. Questa è la pagina del Corriere. Ora il giornale dell'Umbria. E su Sio, e su Sio, trionfa lui il pallone d'oro 2013, l'attaccante premiato a Relè Valle d'Assisi, dietro di lui Antonini e Coresi. Poi elezioni anche in Umbria, crollano le torri 5 Stelle, artigiani, la scomparsa degli edili, fisco slitta la consegna del 7.30, BCC Mantignana, Banca Credito Cooperativo Mantignana, bilancio approvato, Passignano, successo sul filo, possibile il riconteggio, parliamo delle elezioni, Corciano, Betti sindaco al primo turno, niente ballottaggio, Trevi, il bis di Sperandio, ci fu il commissariamento, ricorderete, ne demmo conto molto velocemente. Umbria terra fragile, report della regione sulle aree a rischio frana, chilometri di superficie instabile, 185 le zone rosse, poi matrimoni sempre più a rischio, boom di separazioni anche in Umbria, sono triplicate nell'arco di meno 20 anni, c'è una, come dire, una diseducazione alla vita di coppia che fa davvero spavento, ma proprio una diseducazione. Non so, quando per esempio ci si sposa, si deve fare, no? È vero, quegli incontri preliminari in chiesa, la preparazione, tutto quanto. Beh, forse lì bisognerebbe lavorare davvero di buzzo buono insieme agli psicologi, agli psichiatri, perché a volte le alterazioni del comportamento e della personalità poi provocano questi terribili dati. Umbria, il messaggero, il suo piano, ucciderli insieme. Delitto di Marciano, Cristofari era pronto ad ammazzare sia Burnelli che le mogli, che l'ex moglie. L'autopsia sulla vittima, un colpo per stordirlo e la coltellata mortale. È Luigi Foglietti. Un buco nel muro e i gioielli spariti. Perugia, assalto in pieno centro. Poi tutto fermo per l'IKEA. Volevo darvi questa notizia che è in alto a destra. In comune il nodo progetto a Palazzo Imperiale, si dimette l'assessore all'urbanistica Cardinali. Boccari non la sostituisce. Una parte delle deleghe ha liberati. Da cubista a ballerina di Dio, Suoranna incanta il festival ad Orvieto. Teatro Verdi, il comune Terni, il comune apre alla fondazione sul restauro. La Spalla, votano in pochissimi, Corciano meno 24%, flop del 5 Stelle, compleanno duro senza il mio Alex, omicidio polizia parla Giulia Tosti, non mi importa cosa dirà Valerio, in 154 per un posto da centralinista, fame da lavoro, tutti in fila per lavorare 3 mesi alla ASL 1. E qui la definisce così Gilberto Scalabrini nell'angolo del meteo, aria frizzante, manco per niente, sta proprio piovendo purtroppo, non c'è niente di frizzante, caro collega, ci azzecca sempre, devo dire che è molto bravo. Nazione locale, guardiamo qua, tutti al Curi per rilanciare la città, Perugia e il calcio, storico rapporto che torna ad attualità anche in funzione sociale. Poi qui Corciano Betti, Passignano sul filo, vabbè, insomma i giornali a carta stampata dovevano ancora tirare i conti, dipende da chi, no? Va in stampa prima. L'esito delle amministrative nei 5 comuni in cui si è votato, eccolo qua Betti, e poi oggi il regalo alle città segrete dell'Umbria, a rapinatori con lo spray Blitz a Gerlinda, poi molestie sessuali su 3 ragazzine, pesanti frasi avanza dalle 15 anni, la polizia denuncia un anziano. Sara Izzo, mi pare si chiami così, se non sbaglio, Sara Izzo, eccola qua, è la nostra regina, le più belle, eletta Miss Mondo Umbria. Ancora andiamo a vedere se ci sono più giornali della carta stampata di cui darvi conto, mi pare di aver dato tutto. Andiamo quindi ai giornali telematici, cominciamo con Umbria Journal, qui amministrative 2013, eletti 5 sindaci umbri, ecco chi sono e li vedete. Poi amministrative 2013, eletti 5 sindaci umbri, guarda tutti i risultati, qui c'è stato davvero un grandissimo lavoro del vice direttore Morena Zingales,
Quindi qui basta entrare dentro e poi insomma, si può controllare dato per dato, comune per comune, partito per partito. Ottimo lavoro. Andiamo avanti. La terza slide è Terni. Guglielmo Epifani parla dell'Ilva e dell'Asta. La slide, scusate, 4. Perugia missione in Sicilia per gli agenti dell'ufficio immigrazione della polizia. Norcia, danno erariale per negligenza nella gestione del depuratore. Gubbio, maltrattamenti in famiglia, evade dai domiciliari, arrestato. Perugia, avances, quello abbiamo detto poco fa, avances sessuali a tre ragazzine, denunciato anziano. Frane, in Umbria ancora un centinaio di aree a rischio. Perugia, Sara Izzo e Miss Mondo Umbria. E poi informatica, studenti di Perugia conquistano terzo posto, migliore app italiana di Google. Complimenti, complimenti davvero. Qui fotografie dell'officina. Officine dell'Umbria 2013, una mostra che si sta tenendo a Trevi. Andiamo avanti con Umbria 24, Corciano Betti, ok, Passigliaro Rossi per 16 voti. Qui c'è Boccali che abbraccia Betti. Corciano, la vittoria di Betti è un'astensione da record di conquistare chi non è andato al voto. Omicidio Marcello, Francesco Cristofari, aggiustiziato. Roberto Voluntagli alla gola, i funerali mercoledì. Umbria Left, cominciamo dal primo slide. Amministrative 2013, chiusi i seggi, via la conta dei voti. Avanti ancora, comunali, affluenza in calo in Umbria e a Corciano, il dato più clamoroso, meno 23%, anzi quasi 24, 23,9,91. Marini a Palazzo Chigi, positiva ripresa del dialogo con il governo, la presidente dell'Umbria, eccola qua. E qui invece Castelluccio, liquami nella piana, danno erariale per 300.000 euro. Ultimo slide, c'è Stefano Vinti, frane in Umbria ancora, un centinaio di aree a rischio, oltre 400 interventi. È tutto per questa rassegna stampa del mattino. Buona giornata a voi.